Ciao a tutti, sono Emanuele, Angelo e Lilian ed in questo video gireremo un altro video in cui andremo a criticare la seduzione insegnata soprattutto da alcuni dei miei non colleghi. Qual è il problema della seduzione insegnata da questi non colleghi? In realtà tanti di quelli che sono in questi campi qua sono persone un po' sociopatiche, un po' tanto sociopatiche, con grossi problemi nell'interfacciarsi non solo con le ragazze o comunque con l'altro sesso, ma anche con gli altri esseri umani in generale, e quindi vanno a cercare la validazione del proprio altro sesso, hanno bisogno di mostrarsi, hanno bisogno di essere confermati dagli altri, perché gli manca la cosa fondamentale che è la centratura, cioè non riescono a trovare la A, confidenza, B, la propria, diciamo, autoimmagine di sé nutriente per se stessi. Cosa tendono a fare quindi questi compagni non compagni? Tendono a istruirti per quanto riguarda la seduzione a performare una performance appunto teatrale artistica. Ovvero non ti stanno insegnando in realtà a baccagliare le ragazze nella maniera opportuna in modo che le vostre autenticità si incontrino e sboccino insieme, no. Ti insegnano a recitare una parte, ti insegnano la tecnichina, il movimento, la parolina da dire, che è la stessa cosa che fanno gli attori di teatro quando per esempio studiano Shakespeare, ovvero si studiano la parte, si studiano il movimento e mettono in scena. È più o meno la stessa cosa, solo che gli spettacoli teatrali di Shakespeare sono una cosa, le performance fatte dalle persone per cercare di convincere altre persone che sono diverse da quelle che sono, è un po' manipolazione? È un po' una roba da sociopatici? Allora, quali sono le caratteristiche di un istruttore serio nelle dinamiche relazionali? In primo luogo, un istruttore serio deve avere studiato qualcosa per quanto riguarda la psicologia, la comunicazione e l'antropologia, cioè deve essere in grado di farti capire chi sei da un punto di vista biologico, psicologico e a livello anche di tua identità relazionale rispetto alla società, rispetto alle altre persone e anche rispetto a te stesso. Quindi la prima caratteristica che deve avere un istruttore di seduzione è essere in grado di portarti a riconnettere te stesso da te stesso, perché come abbiamo detto, oppure te stessa da te stessa, perché come abbiamo detto anche in altri video, il condizionamento sociale è una cosa fortissima ed è il primo problema delle interazioni, degli incontri tra i due sessi. Cioè il primo problema è che in realtà questi due sessi non si incontrano perché ci sono sempre dei pregiudizi o delle idealizzazioni per cui le persone non riescono a vedersi davvero per chi sono. Quindi un istruttore serio di seduzione, la prima cosa che devi assolutamente essere in grado di fare è capire tu che tipo di persona sei e portarti, aiutarti a far emergere la tua autenticità. Inoltre sarebbe bene che abbia una formazione psicologica, perché a volte ci possono essere dei problemi di questo tipo dietro per quanto riguarda il non riuscire a connettersi con l'altro sesso, ed in questo caso specialmente se sei un istruttore di seduzione, quindi non uno con le conoscenze, diciamo la preparazione per gestire persone con problematiche psicologiche, ecco, devi comunque saperle riconoscere e nel caso tu le riconosca riuscirle a mandare da un altro, un esperto, e non farci soldi o sfruttare la debolezza del prossimo, perché è illegale, immorale, è una cosa da condannare. Bene, in secondo luogo un istruttore di seduzione di che cosa deve essere capace di dirti e di farti arrivare? Deve essere capace di farti arrivare il punto di vista dell'altro sesso, cioè come tende a vivere ed interpretare la realtà, l'altra polarità. Il femminile è solitamente un microcosmo del femmineo nel mondo, diciamo, e il mascolino solitamente è un microcosmo del mascolino nel mondo. Ma che cosa vuol dire questo? Quali sono le caratteristiche del femminile? Quali le caratteristiche del maschile? In che modo interpretano in maniera diversa e si muovono in maniera diversa nella realtà? Per quale motivo? Che cosa ricercano tendenzialmente queste due polarità? Ognuna il suo, sia da un punto di vista biologico che psicologico che animico. Ecco, un istruttore di seduzione serio deve essere in grado di farti comprendere il punto di vista
dell'altra polarità. In terzo luogo, deve essere in grado, l'istruttore serio, di farti arrivare fondamentalmente, farti acquisire quelle conoscenze che ti permettono l'espressione massima e più autentica e congruente di te stesso o te stessa. Quindi se sei una ragazza deve essere in grado di portare la tua femminilità ad un'espressione autentica e che rispecchi chi sei, senza degradarti troppo e senza però neanche nasconderti troppo, ok? Che rifletta e che ti faccia sentire comunque a tuo agio, che arrivi, ti guardi allo specchio e dici sì, cavolo, finalmente questa sono io. Questo per quanto riguarda il femminile. Per quanto riguarda il maschile, siccome come abbiamo detto anche in altri video, le ragazze sono invece attratte più dagli attributi interiori dei ragazzi, un istruttore di seduzione deve essere in grado di portarti a far emergere ed acquisire quelle competenze che ti permettono di esprimere le tue qualità attrattive interiori nella maniera più accurata possibile e quindi anche attrattiva. Molti di questi pseudo istruttori di seduzione a malapena cercano di montarti qualcosa di questa terza caratteristica, cioè di darti delle, che poi in realtà lo fanno in maniera sbagliata perché non ti insegnano, non ti danno lo strumento per portare fuori di te le caratteristiche attrattive. Molto spesso ti danno la frasina fatta, ti dicono devi avere questo mindset che non sei te, quindi stai recitando una parte che è faticosissima, non so se avete mai fatto teatro, io l'ho fatto teatro, è un casino quando interpreti un personaggio, è comunque risucchiante le tue energie, specialmente se quel personaggio è diverso da chi sei tu. Ok? Quindi se tu ti metti a dover recitare ogni sera, a un certo punto arrivi che esci la prima sera, la seconda sera, la terza sera, la quarta, quinta, sesta sera, non ce la fai più, ti sei rotto le palle, non vuoi più andare in discoteca, non ne vuoi più sapere di figa, perché è troppo faticoso psicologicamente doversi ricordare tutto, dover performare, dover essere un attore, stare lì a calcolare l'altro, cosa fa, cosa non fa, se poi ho sbagliato la parte, se ho sbagliato la frasina e quindi poi mi buttano fuori dallo spettacolo e tutte queste cose qua da malati mentali. Perché? Perché molti che sono nel mio campo non sono in grado di insegnare, ripeto, specialmente se quel qualcun altro non sei tu, è un macello, è un massacro per te, per l'altro, per tutti, ok? In secondo luogo, se stai recitando e sei più impegnato a recitare la tua parte, non riesci a vedere l'altra persona, e quindi è molto difficile arrivare anche solo ad una sessualità soddisfacente, perché poi se manipoli anche il sesso, non è quel granché, perché di nuovo, tu sai su un certo livello inconscio che lei sta scopando, non te, ok? Sta scopando la maschera con cui hai deciso, il personaggio che hai deciso di mostrare questa sera in discoteca, no?